Io mi chiamo Saporo Alfredo, sono nato nel 1931. Il posto? Il posto, guarda, molto lo dico io. Vedi Cicignano, no? Cicignano, là, giù sopra, giù c'è il posto. Montando su, a casa, quella là, quella bianca là di Peloni, guarda, quella isolata proprio giù, no qui, là, la Fienello, là, c'è una casa, la vedi, una casa con una stalla lunga, bianca, sì, si vede, e lì stava. Quindi praticamente è stato fucilato a Campana? Sì, giù, già al posto, lì è morto laggiù Porello, insomma, io. Così, così, ma sì, hai tutti gli amichetti, le amichette. Adesso speriamo che continui la... Ebbene, Peloni, Antonio Peloni, la casa è qui sopra. Lui veniva sull'ora calda, veniva giù a far bere bestie con la traia. E in questo momento, in queste ore, insomma, sono calati giù i tedeschi, da con le vecchie, Cicignano, insomma, dove era? Sono calati giù i tedeschi e hanno detto che quello un po' non capiva, non lo capiva il tedesco Porello. Quelli voleva che gli avessero caricate le munizioni e portate su a Carpi. E lui ha insistito, insomma, con qualche parola si gli è data Porello, insomma, ecco qua e là. Gli hanno dato una rivolverata in testa e l'hanno lasciato lì dentro l'acqua proprio, cacavolo, c'è dentro l'acqua. Momenti tristi. Dunque, il giorno eravamo ragazzini, stava un po' per divertimento, un po' con un ragazzino e uno tra uno e l'altro per divertirsi, andino, sempre il giorno per l'ora calda, diceva al prezzo, era Benedetto più grande, andavo giù per forza, se ci stanno i pesci che pigliamo un'erba, dice, la pistiamo, dice, poi la buttiamo dentro al pozzo e i pesci venivano a galla. Andiamo giù, da qua su, quando siamo stati qui, in questo punto qui più o meno, dentro al pozzo, io guardo dentro al pozzo, dico, c'è una bomba lì, pigliala un po', pigliamola, no, non la tocchiamo, per carità, che quelli le conosco io, le conosco perché su a San Pietro, lì vicino al cimitero, ce l'hanno messe cadaste. De bombe, de cose, quelle che sparavano, insomma, con i cannoni, insomma, tutto via. E loro le conoscevano e non le hanno toccate. Dopo un giorno dopo, questi due ragazzini, lo stesso, stavano un po' a parabersi, che per questo, insomma, stavano a parare alle vacche, insomma, Rosina, Rico e Torinto, tutti e tre. Stavano, insomma, che bestie, stavano un po', giocavano, sai? E allora si sono messi, hanno visto questa bomba, si sono messi lì a fricchiare, insomma, per giocare. Non lo sapevano quello che era, Porettelli, capito? E a un certo momento, se quella c'hanno dentro tutti i filetti, la sicurezza, gli sono andato a toccare quella cosa così, che ne sapevano, è partita a botta. Due le sono rimasti proprio mezzi scinicati, Porettelli, e la sorella Rosina, che è morta qualche anno fa,
insomma si è salvata lì, ecco. Era verso il 44, ma sa, l'ultima battuta dei tedeschi, che si è sulla ritirata. Mi sembra era di giugno, era. Capito? Perché era caldo. Ricordo bene. Ma depositare questa bellissima rosa a quei poveri morti che disgraziatamente bambini e anche un uomo adulto porello che hanno fatto, facevano da per bene insomma tutti quanti per gioco, per questo quell'altro, ci hanno rimesso la loro vita. Non ne pensa a niente. No, già sta pensando. Io sono Abati Tommaso, nato il 20 dicembre 1933. Racconto la storia della storia. Quel poco che posso ricordarmi, perché avevo solo 11 anni, 10 anni, il 13 aprile del 1944, la sera prima dell'eccidio di San Benedetto, uno dei prigionieri ha bussato a casa nostra con i tedeschi che erano lì all'osteria di Argia, che venivano quasi tutte sere a cantare, a ballare con la loro fisarmonica. Dato che c'era l'oscurità, questo prigioniero si è venuto su a casa, ha bussato per un pezzo di pane, perché c'avevano fame, poracci, perché purtroppo questa era la situazione di questi ragazzi. Quando il 13 aprile, alla mattina, si è venuto a sapere di questo eccidio, certo ha sconvolto un po' tutto il paese, perché non si aspettava mai una cosa del genere, anche se erano prigionieri, ma dai tedeschi non ti aspettavi una cosa del genere. Così qui c'era la chiesa di Montebuono, e con allora Don Antonio Piccarozzi, che era il parroco di Montebuono, e mio padre che gli faceva molte cose al parroco, compresa la cantina dell'uva, col vino, tante altre cose, sono andati su per lui per dargli la benedizione. E mio padre, con altre persone del Montebuono, che io non ricordo chi sono perché ero piccolo, e sono andati a dargli la sepoltura. Quello che ricordo bene invece, quando è ritornato mio padre, nonostante che avesse fatto la guerra del 15-18, avendo visto come avevano massacrato di colpi questa povera gente, era sconvolto ancora. Però hanno dovuto far forza, la sepoltura gliel'avevano fatta, e sono ritornati. Per pochi giorni è stato sempre a pensare a questi poveracci. Tutto qua quello che posso ricordare io. Poi certo ci sono state cose prima dei tedeschi, c'erano che viaggiavi, camminavi sempre in mezzo
ai tedeschi, perché da Galvi venivano, controllavano il paese, ci sono stati le SS che sono venuti a fare i controlli di tutte le abitazioni, se c'erano armi o non c'erano armi dentro le case. Io mi ricordo di affacciarvi appena dallo spiraglio da finestra e vedevi questi tedeschi con l'elmetto su, era una cosa triste, insomma. Poi ecco, ci sono stati episodi proprio di violenza qui, diciamo, a Montebuono non ce ne sono stati, pure perché c'era zio Andrea Papa Cangriso, che gli hanno fatto pure il ceppo qui al monumento di Montebuono, che parlava tedesco. Era un veneto, era sposato con una zia mia, e parlava tedesco e ha salvato tante cose, perché ogni cosa che succedeva chiamavano Andrea per poter parlare con i tedeschi e ha salvato tante cose, tante situazioni. Perciò cose tristi proprio, levato questo eccidio di questi ragazzi qui a Montebuono. Ricordo una volta in tempo di guerra, sarà stato nel 43, quando andavano a bombardare a Terni, e qui sopra passavano i bombardieri americani con tutti con i caccia che volteggiavano intorno, come sballavano la montagna di San Benedetto. Dopo un po' si sentivano i boati del bombardamento che ha subito Terni. Noi sempre curiosi per vedere, da ragazzini, per vedere formazioni dell'aereo che passavano. E un'altra volta c'è stato un caso di un caccia che ha dato una mitragliata qui sotto, non so se te la ricordi tu, Alfredo, quando... Dunque, questa faccenda. Questi tedeschi avevano tagliato perfino i rami degli ulivi, perché avevano empito lì giù, fino al Giavale Sarce, tutte macchine. E allora, qualche apparecchio senza meno era americano, noi stavamo a far fieno, a riduce il fieno, tutto assieme questo aereo si mette lì sopra e gira, e poi ci buttassimo per terra, insomma, se ci siamo salvati. Dopo andò via, insomma, poi rivenne un'altra volta, è venuto, sì, due volte. Senza mitragliare. Sì, sì, senza mitragliare. E allora... Questo caso me lo ricordo. Questo caso me lo ricordo perché c'erano qui dei toscani a tagliare il bosco di San Benedetto. E c'era uno che fece: questi apparecchi non mi piacciono, buttati a terra. Infatti in quell'attimo si è abbassato e ha dato una sventagliata di mitra, ma senza conseguenze per nessuno di Montebuono. Tutto qua. Io ricordo tutto quanto, ti dico la storia, che quando abitavano Morelli, si arrangiavano così. Erano americani, ti dico, io sto parlando di americani, che calavano giù, tutte le mattine calavano giù, che allora c'era una piccola stradella mulettiera, insomma, lo sai, tutto quanto, e calavano giù, sì, Costa Adriani, calavano giù, poi io c'avevo un pezzo di terra lì, con mamma, che stavamo zappando certe fave, insomma, così Morelli, e si presentarono lì tutti quanti, in un senso... Insomma, sì, e allora dice qua e là, allora mamma dice: ma io ho 8 figli, come faccio a darvi da mangiare? Cominciò a piangere, poraccia. Aspettate un secondo, dice, che mo vado giù da Peppina a Morgandi, sarebbe stata la moglie di Checchino, padre di Velio Mercuri. Dice, insomma, dice, dammi, dice, che c'hai domenica? Domenica, gli dicevano, ma si chiamava domenica. Dice: ci stanno certi ragazzi, questi americani, Morelli, si morono di fame, stanno, non so, io non gli posso dare niente. Dice, in certo momento, dice, allora fatto, dice, dammi qualche pezzo di pane, figlio. Sì, sta domenica mia, dice, due fili, l'aveva fatta allora, l'ha sfornata Morella, gli ha dato 2 fili di pane quando siamo andati su. Morelli si sono messi a piangere, sono messi a abbracciare la sua mamma, era diventata così Morettilla. Con la disperazione e con la contentezza pure. Mi ricordi che periodo era? Era verso marzo, perché le fave erano piccolette, insomma, perché dopo di maggio fanno i scafi, capito?
allora, 1944. Sì, sì. Ci puoi indicare i posti, insomma, più o meno dove, da qui a Turla Montagna, dove stavano, dove l'hanno fucilati? L'hanno fucilato a San Benedetto, però da qui non si vede. No, San Benedetto proprio non si vede, però è montagna. La montagna, eccola là lassù. Da lì, no, quella montagna, quella montagna, la montagna di San Sebastiano, di là c'è un'altra montagna ancora più alta che San Benedetto. È comune? È il comune, è Monte Buono, sempre Monte Buono. Questi ragazzini hanno trovato una bomba a mano che era gettata dentro al fosso, all'acqua proprio. E sono quelle bombe che, insomma, che avevano il manico di legno e poi era bomba a mano, era. E io l'ho vista, allora c'era quel povero Benedetto, diceva, vediamo un po', no, io li conoscevo. Dico, no, quella è una bomba a mano, non la tocchiamo. Il giorno dopo sono stati sui due ragazzini e l'hanno smontata e ha detto, avanti, è partita a botta e sono morti pure lì. E chi erano? Era Enrico Mannucci e Torinto Rocconi. Quando è successo? È successo, aspetta, molto lo dico io. Nel 40, nel 44, sì, nel 44, però il giorno e il mese non mi arrivo, ma dovrebbe essere stato, insomma, d'estate. C'era quello che ha detto lui del Giungambana, di quello del Peloni lì, chi era? Perciò loro sono morti Giungambana, questi due ragazzi. C'avevano l'età mia, uno c'aveva l'età mia. Sono ripartiti, che sono nati via, hanno trovato questa bomba, si sono messi a giocare, non sapevano che era una bomba a mano, gli è esplosa e l'ha uccisi tutti e due. Torinto e Enrico. Che levavano le bombe anticarro qua giù dentro? Erano i fascisti. No, quello è quello di Terano, era. Quello del cacciapelle. Sì, e poi ci stava Brilletto che ti ricordi che era cosa? Era guardia campestre che portava un cappello, gli sembrava due zampe storte, gli sembrava essere qualche cosa. Sì, e quello lì è stato che ha fatto la spia. Dicono che è stato quello lì. Lo fascista. Non accuso nessuno per ormai è morto. Perché era uno veterano che levava queste bombe, no? Che era pratico, e lui stava lì a osservare, insomma, faceva il grande. Tutta sera invece gli è partita questa bomba e quell'altro è andato per l'aria, ma non si è trovato niente, budello sopra i tetti, sopra, e lui una scheggia sul cervello è cascato giù per l'aria pure lui, è morto lì pure lui. Qui giù a spiazzo, qua giù, ci hanno messo bombe anticarro, quelle per terra, no? È successo nel 44, era messa verso di aprile, maggio, quei mesi. Le spie era questo che ti dico io, Brilletto si chiamava, Menicucci Brilletto. Il figlio Giovanni c'aveva l'età mia, è morto pure il figlio. Dovevo avvertirla, ora invece lui non ci è andato, non gli è importato niente, insomma, ha fatto la spia, insomma, che mo lì, dicevano che era lui, è stato proprio direttamente lui. Oppure c'era una tedesca, qua, vicino qua al ponte, prima del cimitero, una tedesca, canara gli dicevano, perché c'era un sacco di cani, dicevano pure, può essere stata pure quella, era tedesca, che ha fatto spia, capito? E per quelli che hanno ucciso i Borelli, quelli americani. Cacciapelle era di Terano, era. È venuto, insomma, l'hanno intervistato, che dice era bravo, e l'hanno portato, è venuto su Monte Buono a piedi, perché allora stavano in mezzo. E si è messo a levare le mine, ne ha levate due, tre, siamo a Brilletto, era così alto, così, con due zampe storte, insomma, un fanatico, un fascistone. E in quello mentre parte la bomba, quello non è proprio per l'aria, e lui una scheggia l'ha preso in testa, gli ha fatto un buco così e è morto lui, pure lì, pure lui. Era un fascistone, e era a maggior parte, diciamo, sospettato che aveva fatto questa, una spia, che questi pochi ragazzi americani stavano su a San Benedetto e gli avevano detto in comune
danno di avvisare. Invece non c'è andato per niente. E lo sapeva che arrivavano i battaglioni ETS che li venivano uccisi, perché l'hanno preso direttamente dentro, stavano a dormire pure lì, hai capito? E l'hanno fucilato tutti quanti. Poi dopo prevedevano pure questa canara, tedesca era, che era una fascistona polessa, perché insomma difendeva la nazione sua, i tedeschi, insomma era tedesca. E prevedevano che stava pure quella, potesse stare pure quella. Insomma, tra quei due via. Aspettavano che erano quelle due, tra Brilletto e quella canara, capito? Che gli hanno fatto spia e Porelli l'hanno ammazzato.